bella ripresa. Sgacciato, se va qui si aggirimai. Imbiccato. E non si è sgacciato questo cazzo di supporto. Rompi di cazzo, no? Ci è rimasto così, senza un sterzo male. Che solo. Bello sto tratto, eh? Passa in mezzo. Chi ti senta freddo? Stiamo facendo strike. Sto faticando come un pazzo, senza fede. Mamma mia, io stai in cambio, carino. Stai affinando la tecnica. Ci metto la prima rinda di culo. Stai affinando la tecnica. Sono fuscio, che rete che in YouTube è nato. Non lo so se è meglio, sai? KTM di porta, di serie. I tubi aeronautici. Invece noi portiamo di serie i tubi a gomma normale. No, quindi non sono armati. No. E qui perciò si è buffato, perché la plastica si è rotta, la qua, e esce fuori la protezione. Però perde, noi perde tantissimo di modulabilità con quei tubi. E proprio anche di più. Sì, ovviamente. Però la leva diventa più dura proprio in mano. Avrai una sensazione un po' strana. Io la feci sulla vecchia DR. Io sono rimasto praticamente steso sulla moto, la capo così.
perfetto. Dopo pare, c'è la gomma. Lo sterzo. Ti stanchi? Ma no, stamattina dicevo, ma che è sta rotta? Aspetta, sì, qua che ci sono improvvisamente dei piccoli tratti viscidi, che è leggermente in contropendenza un po' di tratti viscidi. No, non è che poi gli fa paura, perché qua non ci sta niente a paura, vanno tutto quanto buono.
È soltanto che se uno non usa la papiglia no, si intraversa. Dovrebbe essere abbastanza asciutto. E qua fece un bel traverso.